Lo immaginavo così un po' questo derby. Noi l'abbiamo visto un po' sui due tempi. Il Catania avrà il primo tempo un po' così così, il secondo tempo di fatto ha preso in mano la partita. Forse quei cambi che lei ha fatto hanno un po' acceso la scintilla, no? Ma intanto me l'aspettavo una partita complicatissima, perché una società quando cambia l'allenatore non hai punti di riferimento per poter preparare tatticamente la partita. Mi aspettavo che oggi il Messina mettesse in campo tutto quello che aveva. Sapevo che saremmo andati a sbattere contro un muro di una squadra tosta. E quindi avevo anche dei timori. Non è vero che il primo tempo, no, secondo me, non abbiamo fatto bene. Abbiamo provato a creare, alla prima occasione abbiamo preso gol e forse ci siamo un po'. Abbiamo fatto un po' di confusione. Il secondo tempo ci siamo ritrovati, ma non era semplice trovare il gol. Quando l'abbiamo trovato, ho avuto la sensazione che potevamo assolutamente fare il secondo. E abbiamo ripreso il gol in una delle poche sortite del Messina fuori dalla loro metà campo. Dobbiamo aumentare la concentrazione perché ci sono già costati questo tipo di partite, è stata così anche a Latina, ci sono già costati tanti punti. Però il punto di oggi diventa importante se mercoledì contro il Monopoli facciamo una grande prestazione. Noi la partita col Monopoli, la prima giornata di campionato, non l'abbiamo giocata, non siamo scesi in campo perché non siamo scesi in campo e quindi sto aspettando da un girone questa partita, di giocare questa partita, perché a Monopoli per mille problematiche, per mille difficoltà non siamo veramente scesi in campo e quindi la partita di mercoledì chiude un'annata. E quindi la voglio dare valore a questo punto guadagnato oggi. Valutazione, insomma, che personalmente viene da fare è, nonostante siano due squadre in difficoltà per ragioni differenti, insomma, voi state affrontando anche con grande spirito oggettivamente questi mesi in cui avete attraversato le proprie società. Il Messina di recente, insomma, ha avuto delle situazioni anale, con la proprietà che ha annunciato la possibilità anche di passare la mano, però oggettivamente in campo si è vista una bella partita. Cioè, di solito quando ci sono queste situazioni magari un po' le squadre impaurite, invece in realtà si sono affrontate a viso aperto e secondo me vengono fuori anche un bel derby. Non so se Guarda, io non so concordi. come si stia vivendo questa situazione a Messina, ti posso garantire che a Catania la stiamo vivendo, io parlo nel comparto sportivo dove in questo momento le vicende extracampo ci interessano pochissimo. Ieri mi hanno fatto una domanda in conferenza stampa, mi hanno detto se avevo letto un comunicato che c'era stata questa settimana, io non ho neanche letto un comunicato della società. La nostra società si sta ricompattando. La scorsa settimana in anticipo hanno pagato la mensilità di ottobre facendoci una sorpresa. Però questi ragazzi in mezzo a mille difficoltà hanno remato forte. Noi abbiamo 26 punti sul campo, 24 la classifica, e ne abbiamo persi secondo me 4-5, quindi abbiamo fatto bene, tanti errori ci hanno levato qualche punto, però i ragazzi hanno voglia, io ho detto una frase che è quella, basta far rotolare il pallone in mezzo al campo durante la settimana che si dimenticano tutto. E in questo momento i ragazzi sono il mio orgoglio, sono belli, mi piacciono, sono vogliosi, lo dimostrano i cambi che ci sono stati oggi, cioè oggi Zanchi ha messo la firma sulle due azioni del gol, ha fatto gol Sipos che era entrato, ha fatto gol Albertini che è entrato, Russotto secondo me ha cambiato la partita e questo la dice lunga sulla compattezza che c'è in questo momento all'interno dello spogliatoio. Si era già risposto a parecchie domande sulla prestazione. Giovanni Tomasello parlava in particolare di un Catania sottotono, ma mi sembra di capire che la sua lettura è diversa. Ragazzi, io non lo so, boh, ogni volta che non si vince mi viene fatta questa domanda che il Catania è sottotono. Io vorrei sapere chi ha fatto la partita oggi. La partita l'ha fatta il Catania, il Messina si è difeso molto bene, veniva da un periodo complicatissimo, ma il Catania ha provato a far di tutto per cercare di vincere questa partita. Se poi mi si vuol discutere su
Gli errori fatti, naturalmente la responsabilità degli errori è la mia, possiamo discutere su questo. Riproporre al 100% la verve che abbiamo messo nel derby col Palermo non era semplicissimo e quella percentuale che ci è mancata non ce l'ha data ai 10.000, le 10.000 spettatori che avevamo in casa domenica scorsa, perché 10.000 spettatori che ti spingono. Ti danno quel 30% in più che magari o quel 15% in più che ci è mancato oggi. Quindi, ma di questo ne siamo consapevoli quanto sono importanti i nostri tifosi. Una partita, secondo me, da dire oggi che il Catania ha sbagliato la partita, non lo so, mi sembra una cosa strana. In chiusura, il dottore San Giorgi le chiede: è maggiore la soddisfazione per essere riusciti ad evitare la sconfitta oppure un pizzico di rammarico per la Ma il vostra rammarico squadra? c'è perché, ripeto, avevo la sensazione che dopo aver fatto il gol del pari noi potessimo vincere. Abbiamo preso un gol dove eravamo in sette intorno alla nostra area e siamo riusciti a prendere il 2-1, l'abbiamo rimessa in piedi immediatamente e quindi c'è un po' di rammarico per questo. Ma in caso di ottima prestazione mercoledì con un buon risultato, questo punto acquista un valore importantissimo. Infine, considerando il match con il Monopoli, quanto è importante, vista la distanza ravvicinata, poter disporre di due calciatori che oggi erano squalificati come Montelupo e Rossi? Importantissimo, importantissimo perché Monteagudo è un giocatore importante, perché Rossini è un giocatore importante. Ho fatto giocare Piccolo che viene da un'operazione al ginocchio perché ho bisogno che anche lui prenda minutaggio. Avevo intenzione di fare questa staffetta con Russotto, ce l'avevo già nella testa. Però ora ho chiesto ai ragazzi, dopo mercoledì i ragazzi faranno diversi giorni di vacanza, secondo me meritata, e quindi devono stare sul pezzo altri 3 giorni. Non voglio che non sbaglino niente in questi 3 giorni perché quella di mercoledì è una partita molto importante. Ripeto, noi all'andata non l'abbiamo giocata e quindi abbiamo il dovere di giocarla la prima partita di ritorno.